Noi avevamo semplicemente chiesto di poter sospendere il Consiglio. Oggi è venuto in aula il Presidente, in remoto ovviamente, il Presidente della Regione, ha cambiato due assessori, non ha in alcun modo argomentato questo ricambio, ma al contrario si è limitato a dire comunico al Consiglio, peraltro con la linea che andava e tornava e con una eco terribile. Ho cambiato due assessori, due li ho revocati e due li ho nominati. Il punto è che in realtà hanno abbassato i diritti delle opposizioni, le hanno sminuiti, perché da questo punto di vista quello che è accaduto oggi è di una gravità inaudita. Il Consiglio in remoto dovrebbe rappresentare per la maggioranza un onere nel garantire il diritto dell'opposizione almeno di poter intervenire. Oggi questo diritto ci è stato negato in un passaggio della vita della regione davvero molto molto importante. Si faceva e si è fatto un rimpasto di giunta e noi non abbiamo avuto il diritto di parola sostanzialmente. La pandemia comincia a dilagare già abbastanza presente sul nostro territorio. Nel frattempo sta accadendo di tutto in questa regione. Loro di che cosa si occupano? Di debiti fuori bilancio del Napoli, diciamo, dei litigi legati alle elezioni amministrative a Chieti e ad Avezzano e di Poltrone, dell'aumento di stipendio sotto questa emergenza ai direttori e ai dirigenti, e nel frattempo non consentono alle opposizioni una linea corretta per poter intervenire in remoto e neanche poter dire queste cose. È veramente molto molto grave.